cucù. Alright guys, ci siamo oggi, nuovo video. Allora, ve lo dico subito prima che skippate: chi non si iscrive al canale è brutto e cattivo. E adesso devo iniziare a dirvelo anche io, perché siete proprio tanti che non vi iscrivete. Questa cosa non va bene, ok? Quindi, oggi video fuori dal comune. Andiamo a fare una cosa fighissima. Ve lo dico dalla macchina, perché c'entrano le macchine. A me piace tanto guidare, eh. Dai, che adesso andiamo, arriviamo. Ma che bello! Vai, voglio! Voglio! Ti spacco, hai capito? Oh, è arrivato Mattia. Buonasera. Abbiamo Mattia, Kevin, che è il nostro, come si può dire, quello che ci ha invitato a fare i giri con le macchinine per Pergo, no? Bene, dai, salta giù! Io a Kevin glielo ho detto che la macchina gliela spacco, lui non ci crede. Quindi tocca fargli vedere. Tu capotti. Che noi non scherziamo mai. Scusa, sto facendo lo scemo. Mi sto cavallettando via. No, cricchettando. Guarda che trico. Visto. Io non lo faccio. Meno male, va. Così è solo mio esclusivo. Vai, vai, vai. Oh. Guarda che belle macchinine. Kevin, vieni qua che mi devi spiegare cosa stai facendo. Eccoci qua, allora siamo arrivati a Castello di Branduzzo. C'è qua Kevin Codenotti che mi ha invitato a fare cosa? La macchina. Fermo lì, ragazzi. Allora, oggi facciamo provare la macchina a Diego e Mattia. E vedi anche la scassa per primo, quindi che la distrugge. Allora, io te l'ho già detto per messaggio che te la spacco. Perfetto. È un problema? Nel caso scappo. Ci facciamo vivere una giornata di corsi come quelli che organizza la Gino URC. Faranno un briefing tecnico con Michele, con la coach, Mini. E entreranno a fare le ricognizioni con la Mini, che esatto. È questa qui. E finito il tutto, entreranno con la Peugeot 208. Col bolide. Che è la vettura da gara. Bene, e andiamo. Ci vediamo dopo. Sono gasato marciolo. È la mia prima volta e devo fare bene. Ma cosa devi fare? Allora, lancio la sfida a Mattia sul tempo. Gliel'ho già detto, che. A chi l'hai detto? Kevin. Sono fiducioso, se va come a casa mia con l'airbag siamo a posto. Esatto. Sì, sì. Vado bene. Poi ancora che tu la giacca vai per indietro, se non lo sia. Prime sensazioni. Allora, smetti di filmare quando filmo io. Non possiamo fare i video uguali. Ci siamo tornati a scuola con Tassone Michele. Però Michele ci farà il briefing della pista, cambio e mazzi e cos'altro? Iniziamo a capire un po' come dovete guidare. Guidare e non spaccare la macchina. Allora anche te, se filmi quando filmo io, facciamo i video uguali, cazzo! Oh Mattia, sei sempre in ritardo, dai! State calmi. Dopo 45 minuti che Mattia sta scrivendo. Dai, su, che è appena finito anche te. Sei un po' lento però. Sarà la stessa cosa in pista? Chissà. Potete non disturbare là dietro. Allora, eccoci qua. Iniziamo un bel corso di guida oggi. Ci sono. Vi devo insegnare a guidare o sapete già guidare? Ma la patente ce l'ho comprata. Tutto quello che vi dirò oggi comunque potete, è sì per la guida sportiva, ma potete applicarlo poi alla guida video tutti i giorni. E poi invece qua è tutto, io lo leggo molto sul sedere. Il nostro sedere è quello che ci deve trasmettere il tutto poi della macchina. Sì. Cosa stai disegnando? Niente! Si entra, abbiamo queste due a destra. Questa è una curva che bisogna fare molta attenzione. A lungo, tornante, con il rettilineo abbiamo già visto nelle altre volte che si può arrivare magari a 15 km orari di differenza. Qua ritardiamo il tornante per avere una bella velocità e riuscire a rimboccare l'inizio del giro. Ricominciamo ricordandovi sempre ogni volta, sennò devo stare lì a cazziarvi ogni volta. Ricordiamoci che è sempre la sesta pista. Abbiamo finito! Sì, finita la fase teorica, adesso si va in pista. Ho fatto un bel disegnino nel frattempo. È ora di andare a giocare. Presto. Guarda che roba! Scusi, ingegnere! Che ingegnere? Cosa c'è dentro qua? Ingegnere, la chiamano, meccanico, la chiamano. Ingegnere, cosa c'è dentro qui? Filtro aria, collettore 4-2 in 1. Tubi, motore, tubi, cavi, motore di scarico. Presa d'aria per raffreddare il cambio e 190 cavalli da buttare per 190. Terra. 190? Bene, ottimo, grazie. È già pezzato? Sì. L'hai filmato?
tutto, eh. Tutto, guarda, tutto. Guarda, dopo. Siamo già in macchina. Ti cazzo, siamo dopo. Sulla mini, come si accende? Allora, tieni premuto il freno. Senti che rombo. Cosa facciamo? Adesso cerchiamo di farti capire come si guida questa macchina qua, no? Mettiti a posto il sedile come ti piace, va? Magari sei anche su, lo schienale va bene. Si abbassa? Sì. Bene. Purtroppo così, secondo me. Com'è la misura, così? Sì, più o meno sì, più o meno i polsi. Allora vado. Com'è? Qui e indietro. Sei capace di usare le palette o devo insegnarti? Non le ho mai usate, però mamma mia. Adesso i primi due giri facciamo un po'. Ti voglio solo spiegare com'è la strada, no? Che la... Allora, qua tagli subito qui, così iniziamo a fare il territorio. Stai largo e supportalo. Qua frena il più dritto possibile, scala una marcia, aspetta un po' il tornante, ok? Gira più dritto qua. Bene, lascia scorrere un po' in là, frena bene dritto, giù ancora una marcia. Allunga, frena bene le cifre, due marce giù. Aspetta, piano, piano, entra più lento, vedi che se lo vai troppo avanti. Filo di gas e portalo via. Marcia, marcia, subito, qui taglia subito qui. Ok, frena dritto, dritto, punta dentro. Frena pure di più. Okay. È il tempo frenato. Oh, abbiamo inquadrato con la mini. Più o meno. È complicato, ragazzo. Sì. Sto coso ruzza sta roba. Qua abbiamo aggiunto delle complicazioni, però abbiamo il. La frizione che sull'altra non c'era perché avevamo il cambio con le palette e tante care cose, sparito il climatizzatore e il riscaldamento che erano le cose più importanti e vabbè. Ecco, già c'ho dei problemi che non si passa. E allacciate voi? In sotto, ok, questa anche, lo usiamo. Ok. Ci sei? Cosa volevo dire? Niente. Sei capace? Passami quella. Ecco, adesso sì che ha più senso. Adesso ti sento, quindi adesso vedi di non sparare cazzate. Vai, ci siamo. Hai sentito che casino che fa? Allora, piano gas, voilà, piano gas. We'll be right back.
tempi? Allora, sono sceso dal mezzo. Figata! Cioè, da prenderci un po' di confidenza. Forse, cosa ho fatto? 20 minuti secchi ho fatto, visto la GoPro. Forse con altri 20 minuti potevo battere tutti i tempi di tutti. Forse, siamo però andati vicini al record, esatto, del viaggiato. Non lo scopriremo mai, ma perché ho finito i soldi del portafoglio. Allora, Mattia, impegnati, sennò paghi la cena, eh. Allora, visto che io adesso ho già finito, vado a vedere un po' cosa combina Mattia, così gli prendo i tempi e vediamo chi è che scassa di più. Oh, arriva! Allora parto, eh! A 3, 2, è partito! Dai Mattia, allora sbrighiamoci! Dai Mattia! Vabbè, al secondo giro glielo concediamo. Vai, 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 vai! Ci siamo subito all'intervista. Allora, hai girato in un tempo di merda, hai fatto 2 minuti. Cos'hai da dire? State caldi. Hai rotto tutto, senti come si lamenta. Senti qua quelli che ci danno del gas, sì, come, sì, fanno suonare le macchine. State caldi. Impegniamoci per favore. Guarda che mi legano. Sono quello delle iene. Saluta mamma ta. Allora, Mattia sta per fare il primo passaggio, vediamo che tempo fa, così poi vediamo quanto abbassa. Io sono pronto col cronometro. Arriva il ragazzino. L'ha fermato, vabbè, era 1,39. Oh, sta già andando più forte che con la mini, eh. Che gas. Allora, 3, rigatti, 2, vai. Qua è tesa, eh. È tesissima. Sente la pressione? Giro di qualifica, vediamo se si migliora. È abbassa, è verde, 7, è verde, 7. Casco verde. Ragazzino, allora abbiamo preso il tempo. Abbiamo segnato un 1,27 qualcosa, però dopo mi mandi il video, facciamo una telemetria, una comparison e vediamo, cosa ci giochiamo? Posso fidarmi? Io giocherei una moto. Sì! E manchi male da una bici mia, no? Allora, ingegnere, com'è andata? Direi molto bene. Movimento top. Poi vabbè, ho fatto un po' di casino, marce, frecce, però figo, figata, dai. Allora, adesso prima di andare a casa vado a fare un giro con Michele, così vi fai vedere come si fa a lanciare le cinture. Bella zio, non mi voglio più, cazzo. Mi metto comodo e sono a fare i tuoi. Ah sì. Oh, io spero si senta qualcosa, vabbè. Ma vabbè, se no si sente. Ma sì. Meglio così, tanto diciamo solo cagate. Vabbè, partire il tiro della morte, carico. Manica, guardalo! Oh,
Comunque, per farvi vedere cosa stava facendo prima Michele, adesso vi spiego, girava più o meno come me. Giusto, assolutamente sì, anche mia mamma l'ha detto. Mi ho finito di giocare con la macchinina, mi sono divertito come un bambino pazzo. Stai fermo che sto lavorando. Cosa volevo dire? Che è bellissimo, è tutta un'altra cosa rispetto a guidare in strada, ovviamente. La macchina non è semplicissima, bisogna un attimo prenderci confidenza, però pur essendo un rottame va bene, no? Cosa ridite? Sì, sai che non sei capace. Ma adesso se arriva Kevin, dai che arrivi a spiegarmi due robe, vieni qua. Allora Kevin, spiega cosa fa la Gino RC Team, perché siamo tutti qua i matti oggi. Fare un corso. Allora per favore smettiamo di spostare i cassonetti che poi fa rumore. Ma faglielo spiegare a Michele. Allora Michele, vieni qua. Allora Michele, adesso lui è il pilota qua, istruttore. Spiegami cosa fa la Gino RC Team. Allora, Gino RC Team innanzitutto noleggia macchine e poi facciamo come Gino RC Academy queste giornate dove chiunque può prendere un'esperienza, può prendere la prima presa di contatto con delle vetture da gara, quindi in questo caso abbiamo 208 R2, mica balle, 190 cavalli, ma vi sembrano pochi, ma chiediamo a lui, non ce la fa neanche, anche uno che vuole farsi una giornata di pista che poi però ti rimanga qualcosa per guidare tutti i giorni per la strada, perché comunque magari hai trovato delle sensazioni dove puoi portarle di noi. Sì, soprattutto lo provate quando guidavi tu, infatti in quel momento io mi sono accorto di essere veramente veramente lento. Beh, meno male perché sennò non potrei insegnarti come nonostante facciamo? Stessi facendo solo traversi, quindi non stai neanche facendo il tempo. Vabbè. Allora questo video finisce qua, noi ci vediamo nel prossimo. Ricorda cosa deve fare la gente come al solito. Cosa deve fare? Le solite minacce da youtuber, devi iscriverti, iscriverti. Se volete fare la vostra esperienza contattate Gino RC Team e tante care cose, arrivederci, ciao. Awesome.